Ben venga la proposta del consigliere Benussi, per avere una soluzione ancora più efficace, magari sarebbe giusto chiudere il parco con tutti i suoi frequentatori dentro, quindi chiuderli bene in gabbia, perché è quello che si meriterebbero, visto che comunque il parco dopo una certa ora viene frequentato solo da fecciaia e penso che tutti, anche i più solidali verso gli immigrati che non si meritano nessun permesso di soggiorno in questa terra, sanno benissimo che al parco della stazione ci sono solo problemi, c'è solo fecciaia che lo occupa. Prima si è parlato del mercato, degli stand. Al parco della stazione del mercatino di Natale è stato un progetto fallimentare, purtroppo. I primi a pagare sono stati proprio i bambini che hanno donato alla città di Bolzano le loro opere che sono state distrutte più volte nell'arco di un mese di stand ai mercatini di Natale del parco della stazione. Approvo ciò che diceva il collega Conder. Legato quindi a una forma di un impianto di irrigazione che potesse quindi anche lavare via, oltre che ciò che viene depositato nel parco, anche la feccia che c'è nel parco, in modo che possano essere allontanati in maniera anche magari brusca, e anche il discorso della videosorveglianza, quindi benvengano anche le telecamere nel parco. Quindi io penso che se la maggioranza e l'opposizione per una volta volessero realmente lavorare, come diceva il collega Pancheri, volessero veramente lavorare per dare un segnale forte anche ai cittadini, per far vedere quindi ai cittadini di Bolzano che ci hanno dato tutti la fiducia, e far vedere che si intende realmente risolvere i problemi che le giunte precedenti ci hanno creato, si potrebbe trovare una forma di collaborazione, magari con le idee che prima, ad esempio, suggeriva il collega Conder, unite alla mozione del collega Benussi. Però, signori, incominciare a usare termini in un consiglio comunale come feccia, lavare la feccia, spazzatura da buttare, stiamo parlando di esseri umani. Siamo in un luogo della democrazia cittadina, siamo in un luogo dove le discussioni si possono fare all'interno di una cornice di dialettica che deve contemplare che stiamo parlando di esseri umani. Ok? Allora, sull'utilizzo dei termini mi permetto di dissentire in modo anche abbastanza deciso. Quando si usa un termine come feccia non ci si riferisce a degli esseri umani e comunque voi la pensiate, stiamo parlando di persone umane. Io lavoro con tanti di loro, studenti che hanno dormito al freddo in quel parco prima di essere recuperati. Vengono, io ho gente che ha dormito fuori, ha dormito in stazione e la mattina si presentava a scuola. Questa è la feccia. Sarò brevissimo, niente, rispondo un attimo ovviamente ai colleghi che mi hanno dato contro, mi scuso per il termine feccia, ribadisco il termine feccia, ribadisco il termine feccia che va dato a persone che non si meritano di essere denominate esseri umani. Lei ha avuto degli studenti o ha degli studenti che hanno dormito al parco della stazione. Molto bene, ci ho dormito anch'io quando ero ragazzino, perché non ho avuto un'infanzia accomodata. Ci ho dormito anch'io oggi, come oggi non potrei più dormirci. Come non ci possono più dormire neanche moltissimi altri clochard. Il problema non sono i clochard, la feccia non sono i clochard. Molti dei quali lo fanno per scelta, molti dei quali lo fanno per esigenze di vita, perché dalla vita non hanno avuto niente e magari ci hanno solo perso in termini lavorativi, in termini familiari, eccetera, eccetera. Io mi riferisco a persone, che mi fa schifo chiamarle persone perché sono feccia, che non riescono, ma no, basta niente, sono feccia e non riescono ad adattarsi a una società che dovrebbe essere invece civile. Qua dentro avete parlato mille volte di come? La vergogna ce l'ha a 200 metri, la vergogna. A 200 metri c'è la Cortesia! vergogna. La vergogna ce l'abbiamo tutti i giorni. Assessore Lorenzini! Allora Assessore vattene! Lorenzini, lo La decido vergogna ce io, l'abbiamo quello che... tutti i giorni, tutte le Basta! notti, al Parco della Basta! Signora. E sto facendo il mio Basta! intervento. Dica basta alla signora. L'ho già Dica basta detto! all'assessore. L'ho già detto, l'ho già Oh. detto! La vergogna ce l'abbiamo tutti i giorni e tutte le sere al Parco della Stazione. Persone che non riescono ad adeguarsi a una vita civile, non riescono ad adeguarsi a una società civile.
persone che vendono la droga ai nostri ragazzini, persone che la prendono nel sedere per procurarsi la droga da questi soggetti. E tutto ciò avviene al parco della stazione ed è sotto gli occhi di tutti. Lo sapete benissimo tutti voi e soprattutto lo sanno tutti quelli che avevano votato. Qua non c'entra niente il buonismo, non c'entra niente essere solidali con le persone che hanno bisogno di aiuto e che vengono da altre terre. Qua si sta parlando di persone che non sono in grado di adattarsi a questa società. Finisco? Vogliamo far rivivere, far vivere bene il parco della stazione? Bene, facciamo un bel campo da rugby allora, così è contento anche il consigliere Giacomazzi, Giacomoni come si chiama. Ma io veramente pretendo dall'assessore che chieda scusa al consigliere per averlo interrotto, perché tante volte, no, è una questione di forma, è una questione di forma, posso non... Lei non può interrompere quando uno ha la assessora, parola, assessora, si chiama democrazia! Si chiama democrazia! Siamo eletti dal popolo per rappresentare un pensiero. Possiamo non condividere le idee degli altri. Quante volte noi abbiamo dovuto ascoltare delle cose che non condividevamo? Siamo stati zitti e vi abbiamo lasciati parlare, perché questa è la rappresentanza di una comunità. Lei non lo può fare questo, lo capisce o no? È antidemocratico togliere la parola a chi ha diritto di parlare. Anche se non condivido il pensiero. Consigliere Galateo, scusi, abbiamo capito il suo pensiero.